Fluminense Giulia dunque è in campo con il, andiamo a leggere le formazioni, il signor, il mister Furlano ha portato qui a Catanzaro 20 giocatori che sono Carniello del Piccolo e Tomat dell'Ancona, Vidizzoni portiere del Cerri Smussane, Lisotto e Zoia del Fontana Fredda, Cicchiello, Sclausero e Spollero dell'Oltre, Pettagna del San Giovanni, Ago, Caldarelli e Nadal della Sacilese, Caramella e Martin del San Luigi, Brandmeier, Crevatin e Herman e Pickel del Trieste Calcio e Trevisiol dell'Union Pasiano. L'Emilia Romagna, come detto, gioca con Baldissarri, Baratta, Battistini, Magliozzi, Mele, Paganini, Ravaglia, Venturi, Vernaci, Viani e Villa. È iniziato il match e adesso la spizzata, cioè, in posizione regolare Vernaci, interviene a dargli manforte anche Barletta, deve Baratta deve uscire Vidizzoni, ma poi l'Emilia Romagna con il tapping di Battistini sfrutta l'incertezza difensiva del Friuli Venezia Giulia e al ventesimo, a metà del primo tempo, ventunesimo, passa in vantaggio con il gol di Battistini, occasione per il Friuli Venezia Giulia, il calcio di punizione a giro di destro non era male, eccolo il giocatore del Cerni Smussane, altro cross sul quale non riesce a intervenire Caldarelli del Piccolo, fa viaggiare il pallone verso Ago che arriva a limitare l'aria, pallone sul destro di Caldarelli che scalda le mani, i guantoni di Baldissarri, bella azione in ripartenza del Friuli Venezia Giulia. Falso fischio d'inizio del secondo tempo che può iniziare in questo istante con un gol subito al sesto minuto di recupero, attenzione spinta e quindi se c'è l'ammonizione vuol dire che c'è anche il calcio di rigore, eh sì, spiazzato il portiere, tirato in maniera molto fredda, efficace, precisa Caldarelli, 1-1. Friuli Venezia Giulia che dunque rimette in parità la situazione, scarica il pallone che arriva sui piedi di Lisotto e poi ancora in difficoltà l'Emilia Romagna. Occhio del Piccolo in anticipo, poi fa partire un destro quasi di disimpegno, ma del Piccolo pericoloso. Occhio che c'è un buco in mezzo alla barriera, prova a infilata lì e c'è purtroppo un gollonzo subito, la palla che ha sbattuto sul palo, un seconda ammonizione, quindi espulsione a Caldarelli. Però qui scivola il giocatore dell'Emilia Romagna e la partita finisce ai noi qui. L'Emilia Romagna batte il Friuli Venezia Giulia per 2-1.